Nell'ultimo anno rendimenti stellari. Comprare i BTP conviene? Ora assolutamente no. Ciao ragazzi, sono Federico e benvenuti su The New Finance. Oggi parliamo dei BTP, dei buoni del tesoro poliennali. Che cosa sono i BTP? Sono delle obbligazioni di Stato, in questo caso dello Stato italiano, e hanno la particolarità di essere obbligazioni a medio o lungo termine. Lo Stato quindi tramite questi strumenti riesce a finanziarsi, crea del debito e gli investitori che acquistano questo debito diventano dei creditori nei confronti dello Stato. Quest'ultimo paga loro un interesse annuale, però con cedole semestrali, solitamente a marzo e settembre, ma possono variare di BTP in BTP. Alla scadenza viene restituito il capitale. Questa è una premessa doverosa, anche se probabilmente la maggior parte di voi conoscono i BTP come strumenti di investimento. Ma perché secondo me in questo momento storico non conviene assolutamente comprare i BTP? Per una serie di ragioni, e il quadro vi devo dire è cambiato radicalmente negli ultimi 2 anni, ma soprattutto nell'ultimo anno, gli ultimi 6 mesi anzi. Il prezzo dei BTP è salito a dismisura e abbiamo toccato nuovi record di prezzo sia per i BTP che scadono qui a pochi anni, ma a maggior ragione per i BTP a più lunga scadenza. E tutto questo è frutto delle banche centrali, della loro sfrenata fame di titoli di Stato e di titoli obbligazionari, il cosiddetto quantitative easing, cioè quella politica monetaria ultra espansiva che le banche centrali adottano per sollecitare l'economia, più che altro per difenderla in questo momento, e iniettano tantissima liquidità sul mercato acquistando titoli di Stato e titoli corporate. Questo continuo acquisto di miliardi e miliardi di euro in titoli di Stato, tra cui i BTP, ha portato a un rigonfiamento dei prezzi di BTP smisurato. In secondo luogo, credo che un'altra ragione per cui il prezzo è salito tantissimo, sicuramente è da intravedere sul clima di fiducia che gira attorno all'Italia. Primo perché c'è un governo che è amatissimo dall'Europa e dal mondo, seppur sia abbastanza controverso all'interno del nostro paese, ma è un governo progressista. I governi progressisti sono sempre visti positivamente dalla scena internazionale. Clima di fiducia che è anche sollecitato dal fatto che l'Italia sarà il paese europeo che maggiormente beneficerà degli incentivi dell'Unione Europea per l'emergenza Covid-19. I prezzi però sono davvero davvero alti e tutto questo secondo me è alimentato da una componente irrazionale, ossia la fiducia verso l'Italia e altresì il clima di fiducia verso un recupero dell'economia molto veloce. Però quando c'è in ballo l'irrazionalità, il castello dei BTP viene costruito su fondamenta di sabbia e quindi è sufficiente una notizia negativa perché il prezzo torni a crollare. I BTP hanno un andamento positivo come prezzo da circa un anno e mezzo a questa parte, ma anche i BTP, come qualsiasi altro titolo, possono vivere periodi di ribasso. Quindi investire ora sui massimi storici dei BTP potrebbe essere una scelta azzardata, perché oltre questo livello è difficile che i BTP riescano ad andare, visto che il rendimento è ai minimi. E appunto di rendimento parliamo come secondo motivo per cui io non investirei mai in questo momento nei BTP. I rendimenti sono ai minimi, se il prezzo sale, chiaramente il rendimento scende, quindi sono due punti fortemente correlati. Il rendimento dei BTP a 10 anni sta nell'ordine di lo 0,65-0,70% annuo, pochissimo. Secondo me non vale nemmeno la pena rischiare a quel punto se io mi devo accontentare di uno 0,60-0,70% all'anno. Inoltre, terzo punto e non ultimo, è sicuramente la situazione economica. L'Italia, come tutti i paesi del mondo, è stata colpita dal Covid, ma l'Italia già non se la passava bene prima. Quindi figurarsi ora, dove il debito è salito alle stelle oltre il 170% rispetto al PIL, e dove appunto dobbiamo fare i conti con una realtà economica devastata. Il PIL di fatto è crollato al punto da tornare al PIL della fine degli anni 90 e anche se per il prossimo anno ci si aspetta un rimbalzo, un piano recupero nel 2022, non è detto che questo accada.
Infine, non dimentichiamoci che durante il periodo Covid ci siamo salvati dalle agenzie di rating che hanno mantenuto il rating stabile sulle nostre obbligazioni. Ma cosa che non potrebbe non accadere nel prossimo futuro, perché l'outlook era già precedentemente negativo da parte dell'agenzia di rating. Sicché potrebbe aversi un taglio del rating stesso e a quel punto finiremmo al di sotto del grado di investimento obbligazionario, ossia dell'investment grade, sotto la tripla B. In quel caso cosa accadrebbe? Accadrebbe sicuramente un crollo dei prezzi dei BTP, perché passeremmo da titoli investment grade a titoli speculativi con alto rendimento ma con un rischio di insolvenza più elevato, i cosiddetti junk bonds. Se questo dovesse realizzarsi, inutile dire che qualunque investitore con BTP in portafoglio subirebbe un colpo veramente importante. Tutto questo per arrivare alla conclusione, in forza della quale io affermo che acquistare oggi BTP potrebbe essere un vero e proprio suicidio finanziario. Piuttosto preferisco diversificare andando ad acquistare fondi obbligazionari, e in questo caso io consiglierei fondi a gestione attiva. Quindi anche gli ETF obbligazionari va bene, ma in questa situazione qui io credo che il mercato obbligazionario sia gonfio, e a quel punto forse solo la gestione attiva potrebbe introdurre quel grado di imprevedibilità che magari può battere il mercato. Comunque vedremo cosa accadrà nei prossimi mesi, magari ho detto una cazzata. Detto questo, io vi ringrazio per l'attenzione, per la visione di questo video. Iscrivetevi al canale, che piano piano sta crescendo video dopo video. Tenetevi aggiornati sul mio sito, che periodicamente pubblico notizie, approfondimenti e anche il mio mensile sull'andamento del mio portafoglio e dei miei investimenti. Vi ringrazio e noi ci vediamo nel prossimo video.